Amiche ed amici di Televallo, ben ritrovati a questa nuova puntata dello Sport in TV Extra, l'approfondimento settimanale riguardante tutti gli sport di Mazara del Vallo e dintorni che troverete anche oltre che sul canale 291 del Digitale Terrestre, anche sul nostro profilo Facebook, sul nostro profilo Twitter e sulla nostra piattaforma YouTube. Oggi si parla di uno sport particolare, la puntata è dedicata Sport Paralimpico e siamo qui in studio con i componenti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Mimì Rodolico. Siamo con il presidente dell'associazione Gaspare Maielli. Buonasera presidente. Buonasera a voi e ai nostri telespettatori. E con gli atleti, campioni regionali, tennis tavolo, Francesco Asaro. Buonasera Francesco. E Jessica Ingrao, campionessa regionale. Buonasera. Entrambi di tennis tavolo, fra poco li andremo a conoscere meglio. Lo sport paralimpico, presidente Maielli, è una realtà che anche a Mazara, nonostante le varie difficoltà, è presente. La vostra è una società che si occupa di più discipline sportive, quali? Ma la nostra è intanto è una situazione che è nata tantissimi anni fa, più per un aspetto sociale inizialmente che sportivo. Via via chiaramente sono stati portati avanti tantissimi obiettivi di carattere sportivo anche con notevoli risultati. E noi ci occupiamo di diverse discipline, in modo particolare comunque del tennis di tavolo e dell'atletica leggera, però consentiamo ai ragazzi di fare anche altre esperienze come nel calcetto o nel nuoto. Discipline che vi hanno permesso di disputare diversi campionati. Ma discipline dove dicevo abbiamo avuto veramente grossi, grossi successi, basta dire che nel tennis da tavolo, anche se non era una disciplina particolarmente conosciuta a Mazara, ma grazie un po' ai corsi che abbiamo fatto io e il collega Titone, che siamo stati un po' i promotori di questa associazione, siamo riusciti, grazie chiaramente alla collaborazione di un tecnico federale della FITET, Claudio Amato, addirittura a portare una nostra atleta, Federica Cutia, chiaramente alle Paralimpiadi di Pechino nel 2008. Quindi un lavoro di tutto livello, di grande prestigio, quindi con grossi risultati. E ancora adesso noi abbiamo due ragazzi, soprattutto ragazzi down, che fanno parte della nazionale italiana con grossi risultati anche in questa disciplina. Ragazzi che andiamo subito a conoscere per cavalleria, ovviamente iniziamo dalla componente femminile. Allora, Jessica Ingrao, campionessa regionale di tennis tavolo, che ha fatto parte anche della nazionale italiana di tennis tavolo. Il tuo amore verso questo sport, quando hai deciso di iniziare a giocare a tennis tavolo? Ho giocato da 20 anni, quando ho conosciuto un portiere più importante, Gaspare Maielli, È quello che ti è piaciuto di più, insomma. È sì. stato il presidente Gaspare Maielli che ti ha anche spinto per questa disciplina, che ti ha invogliato. Ti ha dato, diciamo che ti ha dato grandi, ti ha dato la possibilità di Di calcare questi conoscerlo, di andare palcoscenici. difficoltà. Jessica sicuramente è un'atleta, la vedevamo poco fa, se non sbaglio, all'Opera. Sì. Quali sono state le gare dove, ecco, mentre stiamo vedendo anche un'altra immagine dedicata al tennis tavolo, quali sono state le gare dove è spiccata la sua capacità? Allora, intanto il vero grande problema, chiaramente nostro in generale, non solo la nostra associazione, ma anche a livello nazionale, è un po' il reclutamento. Purtroppo le famiglie non si avvicinano allo sport, la disabilità viene vissuta ancora purtroppo con un retaggio culturale, insomma, che isola un po' le famiglie, isola i ragazzi, quindi diciamo è difficile trovare ragazzi che si avvicinano a noi. Quando ci riusciamo, chiaramente cerchiamo di inserirli in quel contesto sportivo dove loro rendono meglio, quindi noi facciamo fare una serie di test per vedere appunto quello che loro sono in grado e in condizione di fare. Accennava alla cultura nel portare avanti questo sport, nel ricevere sostegno anche da un punto di vista sociale, ma ci torniamo fra poco. Prima però conosciamo meglio invece Francesco Asaro, anche lui campione regionale di tennis tavolo. Francesco, quando hai iniziato con questo sport?
20 anni, no. Quanti anni hai soprattutto? Quanti anni hai? Non l'abbiamo chiesto prima perché come diciamo per tornare certo. Al discorso della lavanderia, tu quanti anni hai? Ora, 38 anni. 38 anni, giochi da? Al tennis tavolo da quando giochi? Da quando da giochi? 4 anni, 5. Da 5 anni. Qual è la medaglia più bella, la gara più bella che hai fatto? Al doppio, al singolo. E entrambe. Al doppio sappiamo che giochi anche con lei, con Jessica. E quali sono state le partite, le gare più importanti che hai disputato sia nel doppio sia nel singolo? Francesco, l'esperienza più bella credo, anche se non è in grado di esternarla, quella che ha fatto a Firenze ai Trisomy Games, dove ha vinto la medaglia di bronzo a squadre a livello mondiale, quindi anche perché ha giocato in un contesto dove erano presenti. Questa è la nostra squadra. E di tutti i nostri atleti che fanno tennis di tavolo e lì oltre ai ragazzi ci sono io che faccio anche da tecnico e Giuseppe Ingaggiola che è il nostro tecnico societario. Ecco, la vostra squadra di quali altri atleti si compone? Allora, noi abbiamo nel tennis di tavolo? Allora, nel tennis di tavolo noi abbiamo, intanto c'è da differenziare la tipologia anche in funzione della tipologia della disabilità. I down gareggiano per conto loro per quanto riguarda l'aspetto agonistico, così come anche le altre tipologie di disabilità, ritardo mentale in genere o autismo, Asperger eccetera. E poi abbiamo il promozionale dove sono tutti insieme e sono quelli che chiaramente hanno maggiori difficoltà. Poi chiaramente facciamo anche in atletica leggera più o meno la stessa cosa. E per, diciamo, se vogliamo citare qualcuno dei suoi atleti che compongono. Allora, noi abbiamo di alto livello sicuramente Nicola Stabile e Quinci Gino, che oltre ad essere stati per diversi anni atleti inseriti nella lista di interesse nazionale all'atletica leggera, adesso dovevano partire per Winters Games che si dovrebbero svolgere a metà marzo a Sestri Erre, mondiali che riguardavano quattro discipline tra cui la pallamano, dove loro sono stati già scelti come componenti della squadra. Poi abbiamo Giuseppe Sciacca che oltre ad aver vinto per oltre 5 anni il titolo italiano della marcia, che vediamo nella foto nostra sinistra. Esatto, ma Giuseppe ha avuto anche il piacere, il privilegio di partecipare ai giochi del Mediterraneo che sono svolti a Malta nel 1998, quindi sono ragazzi che grazie allo sport hanno avuto grandissime opportunità, cosa che purtroppo gli altri non riescono ad avere, perché la disabilità sappiamo come viene vissuta, quali sono le condizioni culturali dove vengono purtroppo tenuti fuori da un contesto non solo sociale ma lavorativo e quindi hanno veramente poche opportunità di vivere la propria vita come tutti gli altri. Jessica, se non sono troppo indiscreto, tu quanti anni hai? Non l'avevamo chiesto prima per cavalleria, tu quanti anni hai? Ho 27 anni. 27 anni. E che studi fai? Cosa studi? Non vai più. Che studi hai fatto allora? Io ho fatto una quinta, sono diplomata in ceramica e istituto d'arte. All'istituto d'arte. E invece tu? Eravate compagni d'istituto? Eravate compagni d'istituto. Per dire che la forma artistica è anche la migliore espressione che può essere rilevata. Diciamo che tutte le abilità manuali e fisiche permettono di fare crescere veramente il livello psicofisico del soggetto. Quindi far fare questo tipo di studio ai ragazzi, la manualità aiuta molto a crescere sicuramente. Abbiamo visto la sua associazione è in voga da 30 anni, è stata fondata nel 1988 non sbaglio. Chiediamo a lei allora complessivamente quali sono state le maggiori soddisfazioni che vi siete tolti. Io ritengo che al di là di tutti i grossi risultati sportivi, anche perché non era questo il nostro obiettivo iniziale, sicuramente quello sociale. E come dicevo prima, credo che la cosa più importante sia quello di far vivere
la loro vita un po' con normalità. Questi ragazzi non sono assolutamente inseriti e integrati come si vuol far credere. La disabilità viene vissuta sempre in un certo modo, loro vivono chiaramente, vengono accettati sicuramente in modo diverso, ma vivono per conto loro. Quindi, diciamo, lo sport permette a queste ragazze di avere degli impegni quotidiani. Se noi pensiamo che Francesco e Jessica si allenano nel tennis di tavolo mediamente 5 volte a settimana e altre 2 volte vanno in palestra per fare preparazione atletica, per capire come la loro vita, la loro giornata è piena, cosa che per tanti altri purtroppo non è così. Quindi innanzitutto l'aspetto di una vita pseudo normale. E secondo, chiaramente, le grandi soddisfazioni che lo sport ti dà. Francesco è con noi da 32 anni, da quando noi abbiamo istituito l'associazione. Francesco ha girato l'Italia in lungo e largo, cosa che al di fuori dello sport sicuramente non avrebbero potuto fare. Francesco come tanti altri, chiaramente. Francesco, come trascorri tu la tua giornata all'interno dell'associazione e altrove? Certo, e anche fai tante cose, fai tante attività, ma la tua preferita è il tennis tavolo, o fai anche altri sport? Tanti sport, anche a calcio a 5, anche calcio a 5, fare tutte quelle cose. E però ti piace di più il tennis tavolo? Anche il tennis a tavolo. Visto, anche per te credo, visto che comunque è questa la disciplina dove vi siete tolte maggiori soddisfazioni. E è vero, come dice il presidente, che vi allenate 5 ore, mi pare. No, 5 volte a settimana. Volte allora a settimana. Loro vanno di mattina, 3 volte di mattina, a volte 3 volte anche di pomeriggio a fare. A pomeriggio. Siamo 20 anni. E questo, diciamo, è un punto sicuramente a vostro favore, come l'impegno da parte di questi atleti. Poco fa si è visto un video di Francesco che faceva degli esercizi di basket con un palleggio con cambio di mano, un terzo tempo. Questo dimostra la grande capacità coordinativa che loro riescono ad acquisire grazie allo sport. Magari siamo abituati a vedere così i goffi nei movimenti, invece lo sport riesce sicuramente a migliorare notevolmente le proprie condizioni psicofisiche. E io vi posso dire, essendo un ex insegnante, che tanti ragazzi pseudonormodotati non sono in condizione di fare quello che abbiamo visto di Francesco, perché purtroppo oggi moltissimi non fanno più sport, non si muovono più e quindi le condizioni sono notevolmente cambiate. Di recente avete siete usciti vincitori da una gara di tennis tavolo, potete ricordarci di quale? Allora, noi nel 2 febbraio abbiamo organizzato un campionato regionale qui a Mazara, dove abbiamo ottenuto, come sempre, diciamo, con dei buoni risultati, anche perché abbiamo una bella squadra e soprattutto per quanto riguarda la categoria C21. L'attività nostra è appena iniziata. E noi il giorno 14 andremo a fare, ecco, questa è l'immagine quando hanno vinto il titolo regionale, e il giorno 14 andremo a fare un campionato regionale di nuoto e poi il 21 e il 22 saremo a Palermo per l'atletica e il tennis di tavolo. La nostra attività per il 2020 sta appena iniziando, quindi ancora non andremo, se è importante dirlo, e i primi di maggio andiamo a fare i campionati italiani di tennis di tavolo a Catania. Mentre dal 28 al 30 maggio andremo a Padova, dovremmo andare a Padova, coronavirus permettendo, di andare a fare i campionati italiani in un luogo dove però abbiamo in zona rossa. Insomma. Coronavirus che vi ha bloccato in una esperienza che stavate per iniziare e che poi non avete iniziato. Ma coronavirus che sta creando problemi un po' in tutto il mondo e anche noi un po' abbiamo deciso a livello italiano di sospendere delle attività. Come dicevo prima, a metà marzo avevamo i Winters Games, un campionato europeo di 4 discipline dove sarebbero dovute andare Gino Quinci e Nicola Stabile, ma che abbiamo annullato proprio a causa del coronavirus. E poi i mondiali, i Trisomy Games, si dovevano svolgere in Turchia, dove abbiamo deciso di non andare per il rischio di essere bloccati chiaramente prima della partenza. È una paura, secondo lei, una battuta veloce, una paura più mentale o anche una questione di sicurezza, viste le tante contagi? Indubbiamente è un fatto di prevenzione, per evitare chiaramente il contagio. Sicuramente c'è stato troppo allarmismo, perché alla fine
da quello che dicono i medici, io non sono un esperto, non è altro che un'influenza come tutte le altre. Certo, per chi ha problemi chiaramente di altro genere può diventare pericolosa, però dico, abbiamo creato allarmismo e un panico forse esagerato. Speriamo dunque di resistere. Se la regia ci manda la foto che abbiamo visto poco istante fa, che ritraeva Francesco e Jessica con la medaglia al collo nel campionato regionale. Ecco, Jessica, che cosa ti ricordi di questa esperienza? Che gara è stata? È stata una bella gara, vincente? Sì, una bella gara che ho fatto. E vorresti farne altre? Esatto. A chi dedichi questa? Il titolo regionale si vince intanto sommando il punteggio di tutte le tappe che noi facciamo, quindi non c'è una sola gara che determina il titolo regionale, quindi noi facciamo circa 4-5 tappe in tutta la Sicilia e poi chi raggiunge il massimo punteggio veramente si aggiudica il titolo regionale. Loro hanno la stessa maglietta verde, non perché dell'associazione, ma perché è la maglietta che dà la federazione con la scritta di campione regionale con l'anno che è del 2019. Questo. E Francesco, nel rinnovarvi i complimenti per la vittoria, a chi dedichi questa medaglia? Campione di a chi dedichi? A chi la dedichi? Alla tua famiglia? A tutti i ragazzi dell'associazione, cioè, a tutti i membri dell'associazione. È la tua famiglia, ottimo, stessa cosa penso te e Jessica. Esatto, quindi diciamo un sostegno forte da questi ragazzi. A proposito, rientriamo nel suo discorso agganciandoci alla loro dedica e la famiglia. Ma sicuramente la famiglia è il punto di riferimento, come tutti i ragazzi, insomma. Poi loro, oltre alla famiglia, hanno meno la società, hanno in noi come associazione un altro punto di riferimento. Purtroppo da noi manca l'opportunità del lavoro, perché questi sono ragazzi che potrebbero tranquillamente svolgere un'attività lavorativa chiaramente nei limiti delle loro mansioni, e purtroppo nel meridione ancora non siamo cresciuti in questo senso. Se noi pensiamo che al nord ci sono progetti in cui, io conosco molto bene la realtà perché vivo l'esperienza nazionale, ci sono ragazze down che vivono da sole, quindi e sono in un contesto particolarmente più evoluto, ma grazie chiaramente ad un percorso che si fa, non è che si nasce diversi. Bisogna far fare un percorso di crescita per dare appunto l'opportunità di vivere delle esperienze diverse. Qui ancora noi siamo molto indietro, io mi auguro che tutta la nostra presenza in modo particolare, tutte queste attività che noi facciamo possano servire a svegliare un po' le coscienze di tanti che potrebbero fare qualcosa in questo campo. E cos'è secondo lei che ancora blocca mentalmente molti addetti ai lavori e molte persone che in questo momento sembrano non essere aperte a questo tipo di attività? Allora, innanzitutto sicuramente la famiglia, lo dico sempre, il primo muro di gomma che noi troviamo, la prima barriera è la famiglia. Non tutti sono in grado di superare questo problema, di questo disagio, di questa diversità. E poi chiaramente servirebbero le strutture pubbliche sia per aiutare le famiglie, sia per creare le condizioni per consentire un percorso di crescita. E io questo mi rivolgo e mi riferisco sicuramente all'azienda ospedaliera, diciamo, territoriale, mi riferisco chiaramente all'amministrazione comunale, dove basterebbero fare dei progetti, dei percorsi per dare l'opportunità di crescita di questi ragazzi, non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto dal punto di vista sociale e lavorativo. Secondo lei ad oggi a Mazara del Vallo e dintorni ci sono le strutture adatte per portare avanti queste attività? Ma al di là della struttura, secondo me è una questione culturale. Le strutture si creano, si organizzano, non è questo il problema. Serve proprio avere l'idea di fare qualcosa per questi ragazzi, quello che attualmente purtroppo è sempre minima al momento. Jessica, una domanda: quali sono i tuoi, cosa vuoi fare tu l'anno prossimo? Quali sono i tuoi obiettivi? Vincere un'altra medaglia? Esatto, vinco un'altra medaglia e vincerò per mia famiglia, anche quelli sono il mio padre.
anche vorresti vincere con la squadra nazionale, magari, sì, sì, la squadra dove tu fai parte. Sì. Come ti trovi in nazionale? Bene. E ti trovi bene. E mentre Francesco, tu cosa vorresti fare in futuro? Diciamo che a bronzo, argento, oro. Bronzo, argento e oro, cioè vincere tutte e tre le medaglie. No, diciamo oro, diciamo di a singolo oro. A singolo l'oro? Vincere l'oro nel singolo? Anche al doppio. E nel doppio. Diciamo oro. Insomma, vorresti continuare a arricchire il medagliere dell'associazione Mimì Rodoligo. Ecco, appunto, allora a tal proposito noi crediamo quali saranno le prossime gare, se ce ne saranno, insomma, vista la difficoltà dal punto di vista sanitario. Ma intanto il campionato italiano si dovrebbe svolgere, perché qui in Sicilia, dove chiaramente siamo meno toccati almeno per il momento da questo contagio. Per quanto riguarda l'attività internazionale, viene stabilita la federazione e ancora non abbiamo notizie se la Turchia la posticipa dopo l'estate per dare l'opportunità a tutti di partecipare, perché ricordiamoci che a questa manifestazione partecipano 1500 atleti che provengono da più di 50 nazioni di tutto il mondo, quindi voglio dire, portare lì gente, anche ragazzi cinesi, quindi non è facile in questo contesto prevederla se prima non si ha un quadro molto chiaro dal punto di vista del clinico, del contagio chiaramente di questa nuova purtroppo patologia. E volevo anche sottolineare che loro, oltre ad allenarsi a Mazara una volta a settimana, io li porto a Palermo e li faccio seguire dal tecnico della nazionale italiana di tennis di tavolo, quindi fanno un lavoro specifico di alto livello. E a livello di tennis tavolo, diciamo, ci sono loro che rappresentano, diciamo, la città di Mazara, oltre alla vostra associazione, mentre a livello di altri sport in che cosa, insomma, a parte nelle altre discipline, quali sono? Ma come dicevo prima, noi privilegiamo essenzialmente anche nell'atletica, dove abbiamo Giuseppe Sciacca che non ha assolutamente avversario nella marcia, abbiamo visto qualche filmato. Ecco, in questo qui siamo. Sì, questo è un film. Qui siamo, credo i campionati di Padova, di Padova che abbiamo fatto l'anno scorso, i campionati italiani. Poi abbiamo anche altri due ragazzi, sempre stabili e quinci, che sono molto forti nei lanci, quindi non hanno assolutamente avversari. Poi per il resto la nostra attività promozionale, come dicevo, serve più che altro a dare un'opportunità ludico e ricreativa a questi ragazzi, avere un impegno settimanale, a crescere, a socializzare fra di loro, quindi a vivere delle emozioni che lo sport è sicuramente in grado di dare. Diciamo, la disabilità è un settore che abbraccia diversi frangenti, diversi stati, oltre quello fisico, allora, anche quello intellettivo-relazionale. Per i non esperti, c'è da dire che il CIP adesso non è altro che una struttura parallela al CONI, per cui si occupa di tutta l'attività paralimpica. Sì. Poi a livello di i ragazzi partecipano secondo la tipologia di disabilità, quindi abbiamo i fisici che hanno la regione fra di loro, i non vedenti, quindi sensoriali, e i disabili intellettivi. Noi ci occupiamo esclusivamente di disabilità intellettiva in questo momento e all'interno della nostra federazione, che è la FISDIR, facciamo un po' tutte le discipline, quindi all'interno diamo l'opportunità di poter fare qualsiasi tipo di gara, di manifestazione. Ad oggi, secondo lei, quali passi in avanti sono stati fatti? Parlo anche a livello più che locale, nazionale ed internazionale, per quanto riguarda l'integrazione. No, sicuramente rispetto a quando siamo partiti sono stati fatti tantissimi passi avanti. E, ripeto, è un problema esclusivamente culturale, tant'è che in altri ambiti i ragazzi riescono a trovare spazi lavorativi, si riescono a inserirsi, tutto dipende chiaramente dal tipo di disabilità. È chiaro che con la disabilità intellettiva è un pochino più difficile, però è dimostrato che i down ed altri possono tranquillamente trovare una propria occupazione. Devo dire che le cose sono notevolmente cambiate, ma anche con la stampa, anche con la televisione. Prima si tentava di oscurare l'attività della disabilità, adesso invece
grazie all'impegno del nostro presidente nazionale Luca Pancalli, noi abbiamo anche le Paralimpiadi trasmesse come le Olimpiadi, mentre prima si oscuravano. Esatto, che adesso diciamo c'è la possibilità anche di vederle in chiaro. E visto che per la serie lo sport può essere tutto, ma come no, nella vita, Francesco, cosa vorresti fare tu? Cosa fai per adesso nella vita fuori dal tennis tavolo e che cosa ti piacerebbe fare? Diciamo da grande, anche se forse grande già lo sei. A Catania. Parla lui dello sport. Come dicevo prima, però non sono in grado magari di esternare questo concetto. Loro fanno sport e basta. Poi vivono a casa chiusi, perché chiaramente nel contesto della famiglia. Quindi l'unica cosa che c'è è lo sport. Ecco perché dico andrebbe sicuramente potenziato, andrebbe visto e programmato in modo diverso e non solo attraverso la volontà di qualche volontario, scusate la ripetizione del termine, che ha questa idea e consente a loro. Si dovrebbe veramente programmare qualcosa di più ampio respiro e dare a tutti l'opportunità di poterlo fare. Quindi bisognerebbe mettere insieme tanti componenti per programmare insieme qualcosa di bello. Allora, siamo in chiusura, Jessica e Francesco, cominciamo da Jessica. Vogliamo fare un saluto ai nostri telespettatori e a dire magari a tanti ragazzi di volersi avvicinare a questa associazione. Facciamo un saluto a chi ci sta guardando. Un saluto a tutti coloro che ci guardano. D'accordo, Francesco? Allora, tanti saluti a tutti i genitori. A tutti i genitori e a tutti coloro, e a tutti gli sportivi. Anche, anche ai sportivi. Grazie a Francesco, grazie a Jessica. E Presidente Gaspare, chiudiamo con una battuta nei confronti di tutti coloro che avrebbero la possibilità di avvicinarsi a questo sport e di dare sostegno alla vostra associazione. Ma il mio augurio è che chiaramente chi ci vede, chi ci ascolta, trovi il coraggio di uscire e di portare i ragazzi chiaramente all'interno di queste strutture. Ma io mi auguro che oltre alle famiglie, le associazioni sportive tutte comincino a dedicarsi alla disabilità. Non può essere appannaggio solo di un'associazione. Noi non siamo scienziati, noi siamo dei tecnici come tanti altri, che con un minimo di impegno e un po' di dedizione chiaramente riesce a lavorare con questi ragazzi e a dare tante opportunità. L'augurio sarebbe che se tutte le associazioni di Manzara, ognuno nel proprio campo specifico, si consentirebbe chiaramente di far entrare nel proprio ambito chiaramente anche la disabilità. E allora noi ci auguriamo che l'associazione Mimì Rodolico possa sempre di più coltivare talenti e possa sempre di più lavorare senza barriere in vista di una più completa integrazione. Ringraziamo il Presidente Gaspare Maielli per essere stato quest'oggi con noi, ringraziamo anche Jessica Engrao e Francesco Asaro, i campioni regionali di... Ecco, direi che questo diciamo, è il saluto che tutti noi possiamo inviarvi. E ringraziamo ancora una volta Jessica, ringraziamo Francesco. L'appuntamento con lo Sport in TV Extra è per la prossima settimana. Ricordate, troverete questa puntata sui nostri social e sulla nostra piattaforma YouTube. Grazie a tutti e buon proseguimento con i programmi di Televallo.